Certo, siamo allo stadio Tardini, con noi c'è Luca Corsi, titolare di AB Global Service. Stiamo vedendo questo mezzo che è una sorta di prototipo, sì, messo al servizio del Parmacalcio. Abbiamo fatto un prototipo, diciamo, speciale per fare la pulizia del campo, con una lama che abbiamo fatto in teflon sotto, con una spatola dietro, quindi per non rovinare i teloni. È stato fatto una gommatura larga sul trattore, lama finita in teflon con la spatola dietro, proprio per non rovinare i teli e quindi cercare di arrivare ad una pulitura ottimale. Certo, è la prima volta che lo utilizzate qui al Tardini? Sì, è proprio uscito dall'officina stamattina, appena arrivato, il tempo reale. Siamo pronti per provarlo. Certo, leggevamo stamattina sulla Gazzetta di Parma di qualche preoccupazione dell'amministratore delegato Leonardi per questa nevicata che, insomma, magari non è stata intensa come la penultima, però diciamo è inesorabile, nel senso che prosegue anche adesso. Gli aggiornamenti di adesso, domani danno un quantitativo importante anche a bassa quota e quindi qui a Parma, quindi l'organizzazione è in campo, però bisogna vedere che quantitativo viene, perché poi ci sono proprio problemi di tempi tecnici per le pulizie del campo e degli spazi, insomma. Certo, l'importante infatti l'intervento di quest'oggi è anche, come dire, questo preventivo. Oggi portiamo via proprio tutta la neve, anche se non è tanta, la portiamo via proprio per lasciare le aree di accumulo libere e fare il possibile domani. Via. Certo, infatti da domani in poi lavorerete a oltranza. Sì, a oltranza fino alla partita. Perfetto, stamattina quanti mezzi state impiegando più o meno? Stamattina abbiamo una decina di persone qua con 6 o 7 mezzi. Certo. Tra camion, trattorini, trattori e pali. Il lavoro di sgombro è sia per quanto riguarda la zona dello stadio e dell'antistadio, ma anche il campo di gioco, propriamente detto. Certo. E per l'appunto abbiamo questo mezzo nuovo che è appena arrivato. No? Infatti lo stanno montando, una lama larga 3,20 m con le sponde, e quindi serve proprio a spingere la neve. Perfetto, grazie. Prego, grazie a voi.